Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con Nokia Lumia 820 e Nokia 808 PureView. Stiamo registrando con entrambi i telefoni in contemporanea 1080p. Sul PureView ci abbiamo messo il custom firmware targato Xeon. Lo trovate già online, si chiama Moiken. Uno dei più apprezzati per quanto riguarda la famiglia 808, realizzato appunto da Xeon, esattamente come le varianti per N8 e per E7. Vediamo di riprendere il piccione, sperando che non scacazzino per l'emozione. Piccioncino maledetto, vieni qua. Topo ragno con le ali, fatti riprendere. No, questi mangiano, ma sono diventate delle galline, non dei volatili. Comunque, nel mentre nuovamente vi permettiamo di capire un attimino quale qualità può essere garantita da un telefono e dall'altro, l'immagine è diversificata di qualche grado, più che altro perché in una mano teniamo un telefono, in una mano teniamo l'altra, e quindi insomma sono simili il più possibile. Per quanto riguarda un eventuale pan rapido, al termine riesce a mettere subito fuoco, ottima cosa. Vediamo quindi anche un'immagine di una macchina in movimento. Come al solito faremo durare il tutto quei 2-3 minuti, giusto per capire un attimo di cosa si parla. Anche per quanto riguarda eventuale registrazione di immagini, parzialmente illuminate, come può essere appunto il sole o un palazzo. Andiamo in questa direzione, giusto così. Tanto dobbiamo andare a caso. Per quanto riguarda quindi questa demo, nello specifico realizzata a 1080p, sarà realizzata anche a 720p, nonché sono stati già realizzati una decina di scatti che verranno poi condivisi ASIS direttamente online. Il tutto sarà condiviso quindi straight out of the camera per il 720p, 1080p per la decina di scatti, e la stessa prova come comparativa 820-808 verrà realizzata di notte. Per quanto riguarda il video, lo chiuderei così, non c'è altro da mostrarvi. Io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quando andremo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online, a presto da Giuseppe Ragazzino.